Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi parliamo di una cassa Bluetooth molto interessante, di Tech City, la Lower Beats T12, un altoparlante, uno speaker, una cassa Bluetooth NFC, quindi possibilità di collegarsi in entrambi e in entrambi i casi con potenza di 3 watt per ogni cassa. Batteria interna 2200 mAh, si carica, quindi si può tranquillamente portare dietro come se fosse una cassa portatile ed può essere appunto ricaricata, quindi davvero molto buono. Inoltre è presente i LED, in questo caso quando lampeggia in questa colorazione il LED è pronto per essere collegato in Bluetooth, quando lampeggia blu e verde, quando lampeggia blu è collegato lentamente. Quando lampeggia lentamente in blu è collegato con il Bluetooth, invece lampeggerà in verde quando la batteria è quasi scarica e con luce rossa accesa il dispositivo invece sarà in carica. Bene, detto questo, direi che possiamo partire allora a associare il nostro dispositivo Bluetooth. Andiamo quindi, prendiamo il Samsung Galaxy Alpha, il Bluetooth l'ho già attivato. Vado allora un attimino in Bluetooth, ecco qua, T12 sarebbe proprio lui, quindi andiamo a fare l'associazione del dispositivo. Perfetto, vedete? Ci sarà questa musichetta e attualmente il dispositivo è collegato. Vedete che lampeggia lentamente, come vi avevo già anticipato prima, in Bluetooth. Bene, a questo punto posso praticamente fare un po' quello che voglio e praticamente posso andare, per esempio, a mettere un pochino di musica. Ci andiamo subito, andiamo un attimino nel lettore musicale, vediamo un po' di scorrere, ecco qua. Vedete, posso alzare il volume anche dal telefono. Mettiamo il telefono di lato. Ho questi comandi, tenendo premuto alzo il volume, vedete? Sono arrivato al massimo, il volume massimo è questo, vado ad alzare anche dal telefono. Devo dire che il volume è molto molto alto, si sente davvero bene. Qui ho le varie possibilità di cambiare. Posso, per esempio, stoppare la musica, rimetterla, passare alla canzone successiva e fare altro. Non vado alla canzone successiva perché altrimenti, se no, YouTube mi dice che faccio sentire canzoni che non posso far sentire sulla sua rete. Insomma, questo è il dispositivo di Tech City, davvero molto bello, compatto, si ricarica, funziona molto bene, non mi ha dato alcun tipo di problemi, ha garantito diverse ore di ascolto, quindi un prodotto davvero interessante che costa circa 35 euro su Amazon e se l'acquistate tramite il nostro articolo o su YouTube o tramite il nostro video su YouTube oppure il nostro articolo su mobileOS.it avrete anche un bello sconto, ci sarà lì il coupon. Direi quindi che è tutto per questa recensione, ci vediamo alla prossima. Cari amici di mobileOS.it, ciao!